Buon pomeriggio splendori, bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi parleremo di labbra ed in particolare di due prodotti per labbra firmati Plumpit. Chi mi segue sui social sa che Plumpit è anche il produttore del mio rimpolpante per labbra preferito, sia il Plumpit. Lo utilizzo ormai da anni, non posso più farne a meno e quando ho bisogno di labbra wow, quando per sfizio voglio delle labbra un po' più pompate, c'è lui. Il brand mi ha permesso di provare anche altri prodotti per le labbra, in particolare mi ha omaggiato con un lip scrub e un lip balm e voglio mostrare a voi l'effetto di questi due prodotti in combo. I prodotti in questione sono lui, che è il lip balm, spero che il telefono metta un pochino a fuoco, mentre l'altro è questo ed è il lip scrub. Tra l'altro ragazzi, questo pack è molto molto carino e il labbro, che è il diciamo simbolo distintivo di Plumpit, mi fa impazzire. Al fine di avere labbra sempre idratate e morbide, al fine di avere un aspetto migliore quando indossate rossetti, rossetti liquidi o tinte labbra, è consigliabile utilizzare uno scrub almeno due volte a settimana e soprattutto idratare in modo costante le labbra. Dopo questa piccola premessa, vediamo insieme come funzionano questi prodotti Plumpit. Ovviamente, prima di applicare entrambi i prodotti, bisogna avere delle labbra pulite, prive di lip gloss, qualunque prodotto. Le labbra devono essere totalmente pulite e ben deterse. Il primo prodotto da applicare è ovviamente il lip scrub. Il Volcanic Lip Scrub si presenta così, ragazze, di questa colorazione scura. Ahimè, per quanto apprezzi questo barattolino, esteticamente non mi fa impazzire per l'utilità, perché per prelevare il prodotto bisogna utilizzare o un accessorio, quindi un pennello, come faccio io utilizzo questo pennello, oppure bisogna infilare le dita all'interno. Con il pennello, ragazze, prelevo una quantità abbastanza consistente di prodotto e lo vado ad applicare sulle labbra. Rieccomi ragazze, finalmente posso parlare. Allora, dopo aver applicato lo scrub sulle labbra, l'ho massaggiato in modo delicato, ragazze, mi raccomando, delicato, su tutta appunto la superficie delle labbra. Successivamente l'ho rimosso semplicemente con un dischetto di cotone imbevuto di acqua tiepida, come riportato sulle istruzioni inserite qui sul barattolino. Le labbra risultano subito morbide, ragazze, e mentre scrubbavo, mentre massaggiavo, sentivo un pizzicore molto particolare, non fastidioso, quasi come un massaggio rilassante, non ve lo saprei proprio spiegare la sensazione, ragazze, perdonatemi. Dopo lo scrub, ragazze, passiamo al lip balm. Spero che si veda, ragazze, purtroppo il sole sta calando, perdonatemi, migliorerò. La consistenza, come vedete, è molto solida, sebbene faccia caldo, non è un minimo liquido. Io lo applico semplicemente prelevandone un po' di prodotto con i polpastrelli e applicandolo su tutta la superficie delle labbra, in questo modo. Non ha odore, anzi ha un odore tipo di grano, non ve lo saprei descrivere, ragazzi, sappiate che io non so descrivere le profumazioni, i colori sono dopo negati. Aver provato i prodotti insieme è tempo di dirvi cosa ne penso. Entrambi i prodotti mi piacciono tantissimo, contengono degli oli molto importanti come l'olio d'oliva, l'olio di mandorle dolci e il lip balm contiene anche olio di jojoba. In particolare a me piace il lip scrub, ragazze. Se anche voi siete interessati a questi prodotti, vi dico che sono entrambi in vendita sul sito ufficiale di Plumpit. Entrambi costano 14,44€ e, piccola parentesi, Plumpit spedisce da UK, quindi non siamo soggetti a dogana. Per qualunque altra info e diciamo per avere maggiori informazioni sul prodotto, sugli ingredienti, vi lascio qui nell'info box il link del mio blog, dove scrivo sempre tutti gli articoli dettagliati. Per altre info, per altre richieste, qualunque tipo di domanda, scrivetemi qui tra i commenti sotto questo video oppure in direct su Instagram, dove sono sempre attiva. Ragazze, grazie per aver guardato questo video, perdonatemi sempre per l'imbarazzo, per essere un po' così poco a mio agio, ma passerà anche questa. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima.